Ciao a tutti, io sono Andrea Soffentini, questa è una Carbon... No. Non è una Carbon, era il discorso che facevamo prima, questa è la Rocket, non è la Rocket X2, è la Cielo X1. Ciao, io sono Paolo Corsini e questa è una Cielo X1, ma questa è una Rocket X2. Non abbiamo la Carbon X3. Il discorso che facevamo prima era proprio questo: se questa nuova scarpa da maratona presentata a febbraio per i trials in America, Paolo scommette che possa essere la erede della Carbon X3, perché comunque è ferma da un po'. Io avevo il dubbio, perché comunque è vero che è una scarpa molto più protettiva, diciamo, rispetto alla Rocket X2, però non così tanto da poter dire una al posto della Carbon X3. Carbon X3 fondamentalmente per atleti lenti, sopra i 5 al chilometro andava perfetta, era stra era stabile. Era anche una scarpa per ultramaratone nella logica di Oka, esatto. Pensata per fare anche le 100 su strada. Io questa per fare le ultra, per dire, non la utilizzerei mai. Io forse sì, però tu non faresti mai una ultra. Esatto. Poi stavo dicendo con qualsiasi scarpa tu non andresti a fare una ultra. Esatto. Intanto scusatemi, Carbon X3 ho detto per chi pesa tanto e chi va abbastanza piano e che vuole una scarpa a massima protezione. Rocket X2 era la scarpa per le gare 10 km mezza maratona, qualche atleta più leggero è un pochino più in spinta, le utilizzava anche in maratona. Questa per me, poi anche qua dopo Paolo dirà la sua, perché ci siamo un po' scornati sulla scarpa, sembra una scarpa diversa per me e per lui, scarpa da maratona. Su questo sono d'accordo, anche secondo me questa è una scarpa da maratona, per atleti mediamente veloci, ma anche per atleti più lenti, cioè correte in 3 ore 30, secondo me questa è una gran bella scarpa per la maratona. Battistrada, praticamente su tutta la scarpa ci sono due punti che sono visibili di schiuma, che uno si colora in una maniera strana, l'altro no, non l'ho capito, anche sul prototipo. Abbiamo tre grosse aperture dove si vede la piastra, come avevo già detto nel first look, davanti non mi ha fatto impazzire come idea, perché comunque è abbastanza bassa la piastra e qualsiasi salso ci va dentro e la può scalfire, ecco. Per il resto comunque uno dei migliori battistrada che hanno fatto. Io ho corso con queste scarpe spesso con la pioggia e devo dire che non ho avuto nessun problema di grip. Non spingendo troppo forte, onestamente, però la tenuta era sempre molto molto buona, nulla da recriminare da questo punto di vista, e mi piace il fatto che il battistrada sia quasi del tutto coperto, anche se questo incide un po' sul peso. Scusami, l'ultima cosa, hanno dei buchi dove praticamente non si dovrebbero mai incastrare i sassi, un po' nella zona del tallone si potrebbe rischiare, diciamo che... Ma è proprio dura, onestamente, sono molto profondi e molto grandi, quindi... Sì. Io sul bagnato però ti devo dire che quando ho fatto una specie di variato un pochino perdevo, ecco. È meno dura rispetto a quella plasticosa della Rocket X2, sicuramente è nettamente migliorata la tenuta, forse qualcosa in più si poteva fare, forse. Intersuola, strano. 39 mm invece che 40, forse era 39 spicci, 32 mm nell'avampiede, 7 mm drop, anche questo è un po' strano, diciamo inusuale. E sono quote diverse rispetto alla Rocket X2, così facciamo un po' di confronto anche con quella scarpa, perché la Rocket X2 ha 5 mm di drop, ne ha 31 davanti, quindi quasi uguale, e 36 dietro, ne ha un pochettino di meno. E per entrambe l'intersuola è in Peba. Quindi materiale premium, tutte le belle caratteristiche che ci piacciono tanto. Anche se su questo modello sembra diverso, perché è molto, no, non molto, è meno morbido rispetto a quello della Rocket X2. Quello della Rocket X2 ci si affondava dentro, era proprio gomma. Questa invece è più soda, dà comunque più stabilità, perché per fortuna, perché comunque è più alta. E niente. C'è anche da dire che Oka stessa dice che è una double density, cioè lo strato inferiore e lo strato superiore con in mezzo la piastra hanno una densità leggermente diversa, è sempre Peba, io l'ho misurato, in effetti c'è uno dei due che è leggermente più duro dell'altro, differenza abbastanza ridotte, ecco. Mentre la Rocket X2
è un single density, quindi tutta la parte dell'intersuola ha sempre lo stesso tipo di proprietà e di caratteristiche. La piastra non ha una forma lineare sulla parte esterna, per l'appunto ha queste protuberanze che si vedono, e la sensazione, dato che comunque pesa in più, quindi alla fine dovresti cercare di evitarlo, se le hanno messe è proprio forse per aiutare a stabilizzare un po' di più. A me viene da pensare che siano dei punti di contatto dove tendi a scappare di lato, e quindi la rigidità della piastra la senti anche lì. Perché a volte la piastra non è, si tende a pensare che la piastra sia tutta larghezza. No, spesso la piastra è soltanto una parte della larghezza della scarpa, magari cambia in funzione del punto della scarpa nella quale ci si trova. Però qua non è a tutta larghezza, ma è a tutta lunghezza. Assolutamente, assolutamente. Si vede bene infatti dallo spaccato della scarpa. Tomaia completamente cambiata rispetto a Rocket X2, è tutta in tessuto, ha dei rinforzi qua dove ci sono i lacci, fondamentalmente abbastanza comoda, non mi ci sono trovato chissà che gran male, ha abbastanza sostegno, tant'è che il piede non cede verso destra, verso sinistra. Nella zona qua del tallone abbiamo anche dei rinforzi sulle cuciture. C'è da dire che è cambiata moltissimo rispetto a Rocket X2. Devo dire che a me quella della Rocket X2 piaceva tanto. Sì. Arriva al punto dolente, l'upper, lacci, linguetta, se si può chiamare linguetta, e la zona della conchiglia del tallone. Allora, i lacci, boh, non lo so, sono stranissimi, sono molto plasticosi, boh, davvero non so da dove l'abbiano potuti prendere, se si potevano fare... peggio di così era di... Sai dove li hanno presi? Secondo me hanno preso quei catari frangenti che devi utilizzare in macchina quando ti fermi e devi fare i lavori, li hanno tagliati e hanno fatto questi lacci. Adesso perdonatemi la battuta, ma sono terribili. Sì, sì, soprattutto sul prototipo un po' di, pochino di meno, ma su questa qua, se ti ricordi, abbiamo fatto le coperture, mi sono dovuto fermare 2 o 3 volte per allacciarle e fare per forza il doppio nodo, se no si slacciavano. E la linguetta davvero inesistente, io ad oggi non ho ancora capito come si deve posizionare sul piede. È praticamente un pezzo di tessuto cucito sui lati, sì, pezzettino sui lati, e qua nell'avampiede rimane praticamente tutto vuoto, poi il resto e mi si arriccia e non riesco a tirarla bene, e soprattutto quando l'allaccio si fa una specie di bitorzolino, e soprattutto se l'allaccio forte, il collo del piede a lungo andare mi si taglia, cioè sì. Taglia, non si è mai tagliato, però sento quella pressione dei lacci troppo sul collo del piede. Zona del tallone è invece fondamentalmente bene, poco di schiuma qua all'interno per esatto. Zona del tendine d'Achille praticamente lasciata scoperta con un po' di tessutino e una conchiglietta di, sembra quasi di cartone invece che di plastica. Se tu hai il coraggio di tagliarla, io non ho voglia perché sono... Magari tagliamo quella prototipo. Esatto. Non sarebbe male tagliarla, no. Infatti. Non ce l'ho, tocca tagliarla tua. C'è da dire una cosa. Se vi ricordate, Rocket X2 non avevano tallone, praticamente era una ciabatta sulla parte posteriore, perché potevamo veramente calzarla in questo modo. Qui quantomeno c'è un pelino di sostegno in più e trovo che sia finita meglio anche come dire, cura del tendine d'Achille, come dicevi tu prima. Comunque c'è un pochettino di imbottitura, è pur sempre una scarpa racing, quindi poca roba, però non va male da questo punto di vista. Boh, a me piaceva l'ignoranza della Rocket X2. Rocket X2 ti è piaciuta tantissimo, questo lo sappiamo. È piaciuta tanto anche a me. Da ignoranti. È una scarpa da ignoranti ancora, per correre da ignoranti, è vero. Da correre forte e basse, via, senza pensare. Vero. Infatti sono due scarpe molto diverse e questo è un pregio, non sono clone uno dell'altro, assolutamente. Peso, andiamo con i tasti dolenti ancora. Peso, dai, spariamola. 232 grammi, questo è nel mio numero, 30 grammi in meno. Se faccio il confronto con le Vaporfly 2, che per me sono il benchmark in assoluto, quelle sul mio numero sono 180 grammi, quindi sono 50 grammi in più. Una scarpa diversa, ma per una scarpa da gara sono tanti, sono veramente tanti. Diciamo che è nata come scarpa da maratona, cioè io non ho mai fatto una grossa malattia per questi grammi in più, però diciamo dai che un po' di ammortizzazione gliel'ha andata, quindi te dici vabbè... prendo un po' più di peso, ma ho più ammortizzazione. Sicuramente più protezione. Io, mi viene da pensare in questo modo, per me non è un gran problema, perché comunque per i ritmi che faccio va bene. Per te probabilmente, tirando a ritmi più forti, quei grammi pesano di più. Più vai veloce probabilmente, più senti questa incidenza. Però devo dire che
se poi guardi tutte queste parti in cui hanno tolto un sacco di materiale, probabilmente hanno caricato molte molte cose belle, anche tutto questo battistrada con tanta gomma spessa, tutte cose bellissime, però portano peso e a un certo punto da qualche parte hanno dovuto tagliare. Comfort, faccio un pezzo molto veloce io, l'intersuola comunque che dà più sostegno e un po' più di protezione rispetto a Rocket X2, bene, la tomaia bene, su di me invece è stato un grosso problema le stringhe che mi davano un sacco di fastidio e questa linguetta che, lo dico spesso, non rende la scarpa non solidale alla spinta mia del piede, perché quando lavori in spinta, per assurdo ti va in avanti il piede e perdi di potenza. Sembrano delle robe da fantascienza al professore delle scarpe, però è proprio così, cioè sento proprio che questa parte qua va in avanti, tra virgolette mi cede e non riesco a dare la potenza che voglio, ecco, non segue il piede. Per assurdo davvero, se ci fosse stata un'altra linguetta al posto di questa, forse parlavo di un altro tipo di comfort, sicuramente per il collo del piede che non mi dava problemi e soprattutto di una scarpa che mi seguiva in un'altra maniera nella corsa. Però so che Paolo aveva delle... Io ho avuto meno problemi con... Sono d'accordo su tutto, tranne sulla parte della linguetta, ma la motivazione è molto semplice. Io e lui allacciamo le scarpe in modo diverso. Andrea tira tantissimo, lo vedo quando lo fa, e davvero racer, le stringe da matti. Io tendenzialmente non corro con le scarpe molli, ma non le stringo mai tantissimo. Non mi piace avere il piede troppo costretto. E quindi probabilmente ho sentito meno il disagio dei lacci e della linguetta rispetto a quello che può succedere a lui. Ritorno di energia, Paolo. Allora, aveva questo rocker che ti fa appoggiare di mezzo piede e ti fa rullare. Io in quanto quel pezzo me lo salto perché vado praticamente un pochino più avanti del mezzo piede, non ho sentito quella grande spinta che volevo, che mi dava invece una Rocket X2. In generale è una scarpa abbastanza veloce, ma per ritmi maratona, secondo me. Mm-hmm. Su una 10 km e mezza maratona io non ce la vedo proprio. Tu prendi questa. Esatto. E anch'io probabilmente. Non ce la vedo proprio perché mi manca la spinta proprio dell'avampiede. Se invece un atleta più da mezzo piede in avanti si potrebbe trovare bene, perché comunque il Rocket dà quella spinta proprio naturale in avanti. È un early stage meta rocker questo. Vuol dire che il punto di curvatura parte un po' più sul mezzo piede rispetto a quello che c'è pronunciato anche sulla Rocket X2. E quindi tutto quello che hai detto ha perfettamente senso e ci sta. Per chi corre un po' più di mesopiede, meno di avampiede rispetto ad Andrea, quindi corre un po' più come me, sentirà sicuramente un effetto di mamma sto cadendo in avanti, perché questa è la sensazione classica quando si inizia a correre con queste scarpe e quindi avverte una spinta più forte che tu non hai sentito così tanto e che magari è più abituato a impattare di mesopiede tende a avvertire molto di più. Chi va di tallone, secondo me, lo sente dopo, ma lo sente di meno. Se siete dei persone che corrono di mesopiede sicuramente apprezzerete di più questo tipo di design. Se sono un tallonatore però andrei comunque di questa, non di Rocket X2, sì, secondo me. Perché comunque c'è molta più protezione sotto e aiuta sicuramente a spostarvi un po' di più in avanti. Sto suddividendo ormai le scarpe, mi sto rendendo conto, tra quelle di appoggio in mesopiede e quelle di appoggio in avampiede. Anche lì forse potrei diventare poco oggettivo, perché una scarpa come questa che appoggia di mesopiede non l'amo particolarmente, mentre quelle che appoggiano di avampiede le amo di più. Esatto. Durata massima stimata, secondo me tanto, comunque c'è tanta schiuma, c'è tanto materiale, la tomaia non mi sembra che possa cedere, non mi sembra che si possa strappare da qualche parte. La linguetta non c'è, quindi non credo che si rovini. E niente, è una scarpa che potrà essere poi soprattutto questa schiuma che è un pochino più soda rispetto a quella della Rocket, si schiaccerà di meno, rimarrà comunque abbastanza reattiva per quello che dà questa mescola e quindi si potrà utilizzare per tanto, 400-500 km per le gare, quindi un po' di più di una Rocket X2. E soprattutto la potremmo utilizzare poi a fine vita per le gare, per gli allenamenti. Sì, concordo anch'io. Non so sui 500 km in gara, forse qualcosina meno, dipende anche quanto pesate. Però sicuramente
Immagino che avrà una durata come vita residua per le gare superiore rispetto ad altre scarpe in carbonio un po' più spinte, ad esempio questa, sì. Ma anche le Home, per esempio. Questa qua, secondo me, la Rocket X2, secondo me si spiattellava di più la mescola. Sì, già magari a 200 iniziava a perdere un po' di caratteristiche. Rapporto qualità-prezzo, il prezzo è davvero alto, sono 275 euro. Costa 25 euro in più della Rocket X2. Ecco, per me qualità-prezzo è insufficiente perché, ripeto, mi piaceva di più la Rocket X2. Era una scarpa più reattiva, era una scarpa per me un pochino più comoda perché comunque la schiuma mi piaceva di più. Forse avrei pagato 275 la Rocket X2 e 250 l'altra. Se poi ti devo dire la verità, non avrei speso quei soldi lì in generale per una scarpa racing, ma questo è il solito discorso che facciamo. In conclusione, dico la mia, poi lascio la parola a Paolo, scarpa sicuramente da maratona, per atleti anche con un peso un pochino più importante, quindi sì, va bene per atleti leggeri, ma in questo caso è abbastanza protettiva da poter essere utilizzata anche da atleti un pochino più pesanti. Ma soprattutto atleti che abbiano un appoggio di mesopiede, perché come ho detto prima si perde se no la spinta se si appoggia solo di avampiede. Se pesate fino a 85 kg? Sì, siamo un po' tirati, ecco, 85 kg che corrono 5,30 no. Se siete 85 kg correte 4,30 sì, quindi senz'altro per quel peso lì. Più veloci va bene, sono d'accordo anch'io sul discorso del mesopiede, perché c'è sicuramente una spinta, una propulsione diversa rispetto alle altre scarpe e la sfruttereste al meglio in base alle sue caratteristiche. In generale diciamo che dai, è stata il primo modello, se mi ricordo la Rocket X1, sì bellina ma niente di eccezionale, poi hanno fatto la bomba della Rocket X2, diciamo che ha sicuramente dei difetti che sono queste stringhe e questa linguetta. E il peso. Di gioventù. Mm-hmm. Vedremo più avanti, esatto. Si può pensare che sia un po' un clone della Rocket X2, in realtà non lo è assolutamente. E quando all'inizio abbiamo detto prende il posto delle Carbon X è perché secondo me ha una sua identità ben precisa questa scarpa. Le Carbon X non sono state più ritoccate, era una scarpa un po' particolare, tre versioni praticamente tutte e tre uguali, perché cambiava veramente molto poco. Questa ha un'impronta completamente diversa ed è pensata per il maratona. Bene. Ok, noi vi lasciamo, se qualcuno l'ha già provata ormai è già fuori sul mercato, fateci sapere come vi siete trovati e se vi rivedete con la nostra recensione. Benissimo, ricordatevi come sempre di iscrivervi al nostro canale, trovate la recensione completa sulle pagine del sito, seguiteci sui social, insomma seguiteci, così la mamma di Andrea è contenta, vero? Esatto, e anche la mia è contenta pure lei. Ciao a tutti, ciao e buone corse, giusto? E ci vediamo al prossimo video. Ciao.